5 risultati utili di fila e l'imbattibilità nel 2021 hanno certificato la crescita dei Pelicani. Oggi arrivò uno snodo cruciale della stagione con cui ci si può ufficialmente iscrivere alla lotta playoff. Amici di Puglia 5, buon pomeriggio e benvenuti al Palangelillo. Tra poco il via al match tra Atletico Cassano e Visgubbio. Palla ancora verso, stavolta Martella, prova il tiro sul secondo palo, serie di deviazioni, Monetto, poi il tiro di Vagredete, la gran parata di Di Benedetto. Punta l'avversario, il piccolo trotto, Moraes si accetta, calcio in diagonale, para Tomassini. E poi arriva il gol, ancora una volta, Ottavio D'Ambrosio, la sblocca lui, è il suo momento, Cassano in vantaggio 1-0. Sarebbe stato gol, Cutrinielli può puntare la porta, cerca spazio per il tiro! 2-0 Cassano, con la rete di Nicola Cutrinielli. C'è Perri che va verso D'Ambrosio, ancora Ottavio D'Ambrosio, doppietta in un minuto e il Cassano fa tris. Suolata per Difonso che ha spazio per il tiro, respinge Cutrinielli, Perri vuole andare subito in contropiede, gran palla per Cutrinielli, è in vantaggio Tomassini, la palla rimane lì, arriva il rosso per Tomassini, lunga rincorsa per Perri, potrebbe anche andare a calciare direttamente in porta. Invece va da Caio che è a porta vuota, deve solo appoggiare il gol del 4-0. Conclusione verso il secondo palo, arriva Bonetto che la mette dentro, primo gol del Gubbio, 4-1 al Palangelillo. Ancora una volta è Perri, l'incaricato l'ha battuta, stavolta prova la soluzione personale, la palla alzata in calcio d'angolo. Di Benedetto in profondità per Leo Moraes, ha spazio per andare, Moraes va alla conclusione, sfiora l'incrocio, 16ª giornata. Cutrinielli prova a passare, sfonda incredibilmente, poi va verso Alemão Gleiser che sul secondo palo deve solo appoggiare in porta, 5-1 del Cassano, Alemão che rifinisce, una grande azione del capitano. Palla dentro per Wagner Leite che se la sposta sul mancino e colpisce la traversa. Primo tempo, attenzione a Hector che ruba la palla, può andare in profondità, c'è D'Ambrosio che accompagna, D'Ambrosio calcia in diagonale, sfiora la tripletta di giornata fin qui per la squadra ospite, ancora Perri fa tutto da solo stavolta, tiro fuori, Biondi, solito duello con De Cilis, stavolta lo salta, perde un po' l'equilibrio, la mette dentro, Monetto murato, arriva Clavet che fa tap in e fa 5-2 per il Gubbio che torna a meno 3. Intercetta il pallone, 3 contro 1, Cutrinielli a destra, Alemão a sinistra, la palla è per Cutrinielli, diagonale intercettato, Caio, ancora Cutrinielli, la alza, Moraes può calciare in porta, ma calcia fuori, in profondità c'è Cutrinielli, accompagna ancora Alemão, ancora contropiede Cassano, palla per Alemão, col mancino, colpo del KO, lo sferra Alemão Gleiser che sfrutta il contropiede, fa 6-2 e chiude la partita. Si ferma il Gubbio, si ferma il Cassano, iniziano a salutarsi i giocatori in campo. E arriva anche il suono della sirena, finisce qui